Questo è un problema molto molto importante. Noi abbiamo avuto, specialmente nell'ultimo mese, qualcosa come una ventina di furti nei cantieri, perpetrati per più giorni negli stessi cantieri, dove le maestranze arrivano, non trovano più l'impianto elettrico, non possono lavorare. Il problema di cui parla Antonio Dintino, presidente ANCE Chieti Pescara, riguarda un fenomeno sempre più diffuso, ovvero i furti di rame nei cantieri. Nella denuncia di ANCE, presentata insieme a Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, le due realtà fanno sapere di aver deciso di avviare un'indagine tra i propri iscritti per registrarne l'entità dei furti e segnalarne la gravità alle autorità competenti. E voi comunque vi siete attrezzati, i cantieri si stanno attrezzando proprio per questa recrudescenza di furti con dei sistemi anti-intrusione. Sì, abbiamo messo degli allarmi collegati con delle centrali H24 che nel caso di intrusione adesso manderanno delle guardie armate, però noi riteniamo che il lavoro più importante lo devono fare le nostre forze dell'ordine, perché devono essere assicurati alla giustizia questi ladruncoli che non fanno altro che male alla società civile e lavorativa. C'è infine un singolare paradosso. Siccome il cavo più importante di un cantiere è quello che si trova sulle gru, i ladri per sottrarre i cavi di rame si arrampicano sui tralicci, col rischio che eventuali incidenti ricadano anche sull'impresa. Se noi abbiamo che qualche malintenzionato si fa male nei nostri cantieri, noi ci passiamo anche i guai penalmente, perché dobbiamo garantire che nei cantieri non possono entrare e farsi male nessuno. Noi la gruce l'abbiamo recintata, ma hanno tagliato la recinzione e sono saliti lo stesso sulla gru, con pericolo loro e pericolo un po' per tutti.